Torna anche quest'estate a Cortina l'appuntamento fisso con il festival Una Montagna di Libri. Com'è l'edizione di quest'anno? Una Montagna di Libri inizia presto, già il 29 di giugno, si conclude a settembre e porta a Cortina nei 10 anni della propria vita, 10 anni di incontri con l'autore a Cortina d'Ampezzo, più di 40 incontri con l'autore con autori di tutto il mondo, scrittori americani, scrittori della Norvegia, della Scandinavia e poi tanti autori italiani, giornalisti ovviamente, protagonisti della letteratura veneta e delle Dolomiti. C'è un filo conduttore? Una Montagna di Libri non ha un vero e proprio filo conduttore perché è una manifestazione che esprime la diversità degli autori. Tuttavia, quest'anno apriamo il festival sabato 29 giugno a Cortina d'Ampezzo alle 18 con un appuntamento molto speciale con il vincitore del premio Pulitzer, Richard Powers. E non è importante solo il Pulitzer, è importante che abbia scritto un magnifico libro sugli alberi, un libro sul linguaggio segreto dei boschi e delle foreste. E questo è, se non proprio un filo conduttore, un atto di amore nei confronti dei boschi e delle foreste di Cortina. Questo era forse un tema obbligato, ma adesso ce n'è un altro che sono le Olimpiadi. Correggerete il programma? Come si può non includere l'amore profondo che abbiamo per il fatto che Cortina ha conquistato la sua seconda Olimpiade anche in un programma estivo? È un po' difficile immaginarsi le piste innevate dove adesso ci sono dei bellissimi campi, però cercheremo di fare delle cose dedicate allo sport e anche dedicate a quella parola, la sostenibilità, che a volte viene usata un po' a sproposito, che significa solo se la si riempie di contenuti. Cosa significa sostenibilità? Significa far sì che le Olimpiadi a Cortina siano sempre di più un evento vissuto dal territorio e in cui le persone che abitano le montagne, Cortina e le sue i paesi che la circondano abbiano una dignità e abbiano una voce in capitolo. Questo cercheremo di farlo anche dal piccolo punto di vista di un festival letterario.